Buongiorno a tutti, ben ritrovati sul nostro betterfood.com channel. Oggi è con noi Michele Cason, che è il presidente di Assobir. Presidente, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. È Okay. Possiamo dirlo, ce l'ho detto dietro le quinte, è analcolica, quindi siamo analcolica, tranquilli. quindi. Ok, molto bene. Nel dubbio lo diciamo. Partiamo subito per la nostra chiacchierata dall'ultimo, anzi, report che avete pubblicato negli ultimi giorni. Partiamo, ahimè, ovviamente per forza dallo scenario che è andato profilandosi dopo questo 2020, quindi dobbiamo in qualche modo discutere di un calo che è stato registrato, o fisiologico, diciamo così, e magari lo facciamo già guardando al futuro. Ma come diceva lei, chiaramente il 2020, ma non poteva essere altrimenti, è stato un anno estremamente difficile. Abbiamo perso come consumi circa l'11,4%. Siamo passati da 21,2 milioni di ettolitri di produzione a 18,7 milioni di ettolitri, quindi abbiamo perso in un anno circa 2 milioni e mezzo o 250 milioni di litri di birra, e quindi questo sicuramente è stato una grande batosta per tutto il comparto brassicolo italiano. E quando parlo di comparto, parlo dalla terra fino alla tavola, perché chiaramente birra è un prodotto agricolo, quindi nasce dalle nostre terre, dalla nostra coltivazione di orzo, di luppolo, malterie, le birrerie, fino alla distribuzione, fino al, diciamo, al mondo horeca dei pubblici esercizi e del consumo, piuttosto che della grande distribuzione. Quindi sicuramente è un comparto che ha sofferto molto. Chiaramente ha sofferto molto di più il comparto horeca. Sul comparto horeca addirittura parliamo di un meno 35%, perché chiaramente il lockdown, le chiusure e tutto il difficile anno 2020 che abbiamo vissuto sicuramente hanno avuto un grosso impatto sul canale Horeca. Il canale invece moderno ha visto un più 4%, che devo dire va visto anche con un cauto ottimismo, perché quando c'era lockdown all'inizio del marzo-aprile del 2020, quando gli italiani avevano paura di non trovare più le derrate alimentari all'interno dei supermercati, come sparita il lievito di birra e la farina dagli scaffali, nel carrello della spesa trovava spazio anche la birra. Quindi vuol dire che la birra veramente è diventato un uso comune, un uso quotidiano dell'italiano, e quindi questo ci fa ben sperare per quella che è la ripartenza. Per fortuna, diciamo, l'export ha mantenuto un po' meglio rispetto a quello che invece è stato i consumi interni, un po' perché anche la pandemia ha colpito in maniera temporale differenziata i vari paesi verso i quali esportiamo, e quindi un export ha visto un meno 4,8%. Molto male è andato invece l'import in proporzione, perché ha perso un meno 15%, quindi questo vuol dire che anche gli italiani in questa fase di lockdown hanno preferito birra prodotta in Italia, birra italiana, e quindi c'è stata questa sorta di nazionalismo che ha rivolto i consumi più a prodotti più italiani. Uno scenario difficile che chiaramente ha creato anche non pochi dissesti a livello degli imprenditori, perché circa 100 microbirrifici artigianali hanno sospeso la produzione. L'augurio che un po' tutti ci facciamo è che non abbiano chiuso, ma che sia semplicemente una sospensione, che appena le cose, come in questo frangente temporale sembra essere, si rimettano un attimo, possono ripartire con la produzione di birra. E alla luce proprio di quello che lei ha appena detto, quindi di fatto di un ritrovato interesse per il mercato di prossimità, quindi per gli italiani, degli italiani, scusa, per gli italiani della birra italiana e più in generale per le riaperture e quant'altro, possiamo insomma guardare al futuro quantomeno con speranza. C'è però da dire che comunque, diciamo così, in soldoni una mano degli incentivi servono. Ma dobbiamo fare una considerazione. Chiaramente c'è necessità di due strategie. Una a brevissimo, immediata, perché bisogna ridare liquidità a quello che è il comparto brassicolo, e l'altra più in prospettiva. Sicuramente quello che oggi serve è, per i microbirrifici, che sono quelli che appunto più erano indirizzati al mondo horeca, quindi al mondo del canale tradizionale, e quindi quelli che hanno sofferto maggiormente. Noi abbiamo avuto birrifici che hanno perso il 70-80% del fatturato. Consideriamo che sono stati persi circa 30.000 posti di lavoro nella filiera brassicola, soprattutto nell'horeca. Quindi c'è bisogno di un aiuto subito, che arrivi, che possa far ripartire.
proprio in questi giorni nel decreto sostegni bis sono in discussione degli emendamenti a sostegno dei microbirifici. Si parla di una sospensione di accisa fino al a fine di quest'anno, quindi fino al 2021, si parla di uno 0,23 euro per litro di fondo perduto proprio per dare ossigeno ai microbirifici che possano ripartire. E questo è un emendamento, devo dire, molto trasversale fra le forze politiche. Questo ci fa piacere perché anche questo ha dimostrazione che la birra è un patrimonio di tutti, è un patrimonio dell'Italia, e quindi è fondamentale che questo emendamento possa essere discusso, e ci auguriamo tutti che possa essere anche approvato. D'altra parte bisogna anche aiutare il mondo dell'Horeca a ripartire. L'emendamento parla anche di un credito d'imposta di 10 centesimi per la birra in fusto, che è la birra che prettamente viene venduta nel mondo Horeca, perché sicuramente il mondo Horeca sta soffrendo, le redditività non saranno quelle dell'epoca pre-Covid per disponibilità di posti a sedere inferiori a quello che era precedente. Bisogna mantenere il potere di spesa degli italiani, e quindi bisogna andare a togliere quello che sta fra il mondo della produzione e il mondo del consumo, che sono le accise, che sono le tasse, che chiaramente pesano molto su quello che è poi il costo finale del prodotto birra. Dando uno sguardo comunque però allo scenario adesso, cercando se possibile di tenere fuori, ecco, diciamo così, sia la causa che le conseguenze delle problematiche che stiamo vivendo adesso, il mercato, lo scenario della birra negli ultimi anni, soprattutto in Italia, ha vissuto un'evoluzione direi quasi esplosiva, anche poi soprattutto alla luce forse del tradizionalismo di consumo degli italiani, forse molto più legati al vino che non alla birra. Ci sono due aree dove il consumo della birra pare, anzi è quasi certo direi, stia migliorando per quello che riguarda l'apprezzamento e per appunto il consumo, ovvero giovani e donne. Lei mi conferma che può essere così, magari anche tra l'altro sottolineando come giovani e donne siano forse anche consumatori più consapevoli rispetto magari a generazioni precedenti. Ma sicuramente il fenomeno italiano del consumo di birra è qualcosa di veramente particolare ed è peculiare della nostra nazione. Con Reputation Institute insieme a tutta Europa facciamo delle ricerche per capire un po' qual è la percezione del prodotto birra da una parte ed anche del comparto produttivo della birra, e quello che si è visto negli anni è che mentre noi come reputazione del prodotto birra in Europa siamo terzi, quindi la birra oggi in Italia è considerata un prodotto di eccellenza, e quindi questo è sicuramente una cosa estremamente positiva. Il comparto birra sta recuperando posizioni perché è meno conosciuto, è conosciuto e più, nel senso che consideri solo che nella legge di bilancio di quest'anno il Ministero dell'Agricoltura per la prima volta si è accorta che il mondo della birra, il comparto della birra, è una filiera brassicola, una filiera agricola che nasce dalle nostre terre, racconta il nostro terroir, e quindi è qualcosa da salvaguardare, da tutelare, da potenziare. E quindi sicuramente è ancora giovane come fenomeno. Le donne stanno sempre più apprezzando la birra, devo dire che anche perché c'è una varietà di birra in Italia oggi, consideriamo che ci sono circa 7.000 birre diverse in commercio in Italia, e quindi la birra trova il gusto di ogni consumatore anche più attento. È un'evoluzione che sta avvenendo, che parte da lontano, perché comunque gli italiani hanno un approccio sempre più consapevole, sempre più responsabile al prodotto alcolico, e quindi in questa moderazione chiaramente passano da bevande con un contenuto alcolico maggiore a una bevanda a contenuto alcolico minore, perché c'è sicuramente tutto il well-being che sta venendo molto fuori, e la birra ben incrocia questo. Poi c'è da dire che anche la birra sta proponendo oggi anche delle ottime birre analcoliche, che quindi incontrano anche il consumatore più attento a questo aspetto, e quindi sono un'alternativa. Il mondo dei giovani è appassionatissimo di birra, perché la birra è in assoluto uno dei prodotti più conviviali, nel senso che oggi andare a farsi una birretta, se mi consente un po' la battuta, è la scusa, come la mattina noi italiani andiamo a prenderci un caffè come scusa per trovarsi, incontrarsi, dialogare, confrontarsi. Nel tardo pomeriggio è diventato andiamo a farci una birra, e quindi la birra non è più un prodotto da bere, non è più un prodotto di consumo, ma è diventato un'emozione da vivere. Oggi la birra non è più un contenuto, ma è tutto quello che c'è intorno, tutta l'emozione che si vive intorno, tutta la convivialità che c'è intorno, e quindi è un qualcosa che sta veramente crescendo, e questo trova veramente un grandissimo appeal.
fra i giovani, ma soprattutto fra le donne, proprio per questa moderazione, per questo basso contenuto alcolico che la birra ha, e questa varietà di gusti, di storie da raccontare, di territori da raccontare, di gente, di persone che ci mettono la faccia dietro all'etichetta di una birra. Che sempre più spesso, tra l'altro, sono proprio più giovani che decidono di buttarsi in questo mercato. Prima di lasciarla libero, se ci consente, lei ha parlato finora molto spesso di filiera, per l'appunto, filiera che parte, come ha detto lei, dalla terra per arrivare poi di fatto fino alla tavola o comunque fino al consumo di birrette, come ha appena segnalato. Lei, tra l'altro, è presidente anche di una società che produce malto, per l'appunto, quindi il punto di partenza, direi, di fatto, della birra. Riesce a farci magari un breve focus sulla situazione della produzione di malto italiano e magari sulle prospettive proprio per la filiera? Allora, il malto in Italia ha un'enorme potenzialità per il futuro, perché a oggi importiamo circa il 60% del fabbisogno di malto in Italia. Nonostante noi abbiamo una filiera fra le più antiche di cerealicoltura per quanto riguarda l'orzo da birra, perché è nata negli anni 60, l'orzo da birra è una cultura validissima, perché l'orzo da birra si adatta ai terreni più salini, si adatta ai terreni più siccitosi, più difficili, e quindi ha trovato spazio dove altre culture non sono mai riuscite o non sono state mai redditizie, quindi l'orzo da birra è una valida alternativa. Abbiamo visto veramente, soprattutto negli Appennino centrale, in tante zone un po' che erano state abbandonate all'agricoltura, l'agricoltura rifiorire proprio grazie a questi contratti di filiera che le malterie italiane nel corso di questi ultimi 60 anni hanno fatto. E come dicevo prima, il Ministero dell'Agricoltura finalmente si è accorto che esiste l'orzo da birra, e mentre fino nel recente passato non beneficiava di vari sussidi, e spesso anche quando si parlava di politica agricola comunitaria l'orzo veniva completamente escluso e quindi ci metteva fuori mercato assolutamente, e quindi eravamo sempre più costretti ad importare malto e orzo dall'estero. Oggi l'Italia, per quanto riguarda le malterie, è autosufficiente. Ci sono gli investimenti anche in vista per sviluppare malterie di piccole e più grandi dimensioni, proprio perché c'è questa attenzione da parte del mondo politico, perché chiaramente se manca l'orzo da birra non si può pensare a investire nelle malterie. Se c'è chiarezza nel futuro, come oggi sembra esserci, per anche l'orzo da birra, è una prospettiva che sicuramente può rinvigorire quella che è l'agricoltura italiana, senza dimenticarsi del luppolo, un'altra filiera molto importante, un altro ingrediente fondamentale per la birra, una filiera estremamente giovane, una filiera nella quale stanno investendo molto il Ministero dell'Agricoltura da una parte, ma anche imprenditori, e che può dare anche sempre di più una caratterizzazione a quella che è una birra coltivata e prodotta in Italia. Perfetto, Presidente Casson, grazie mille per essere stato con noi, buon lavoro, speriamo di vederla presto. Grazie a voi, salute, grazie a voi, saluto, la bevo anche. Soprattutto, grazie a voi per essere stati con noi su betterfood.com channel e ci vediamo alla prossima.